Sì, buonasera. Questo è un progetto nato in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, rivolto appunto a persone che hanno subito interventi di mastectomia. Nel corso degli anni ci siamo accorti, e qualcuno sopra noi si è accorto, che i movimenti della scherma, in particolar modo quelli della sciabola, potevano essere di aiuto e facilitanti per la riabilitazione appunto alla muscolatura coinvolta in questo tipo di interventi. Ci siamo mossi quanto prima per attivare questo corso, in quanto ci crediamo come circolo, ci credo io come persona, in quanto purtroppo ho avuto la stessa esperienza in famiglia e da un paio di anni svolgo questo tipo di attività anche nella regione Abruzzo con ottimi risultati. I benefici sono solo fisici o anche, possiamo dire, di altro tipo? No, diciamo che le funzioni del corso sono anche quelle aggregative, nel senso che si viene a creare tutta una situazione di intimità con le pazienti, chiamiamole o atlete o allieve, e questo momento appunto aggregante in cui facciamo sport e ci divertiamo, fino ad arrivare addirittura anche a fare dei piccoli incontri di scherma, hanno un valore sociale che va al di là dello sport puro e semplice. Sì, assolutamente, la nostra mission, sono i nostri obiettivi, seguiamo naturalmente gli atti di indirizzo attualmente del ministro Abodi e decliniamo soprattutto le politiche sportive di promozione sociale e di promozione dello sport a 360 gradi, soprattutto da un punto di vista della salute. Il nostro obiettivo poi è anche quello di intercettare non soltanto il cosiddetto sport strutturato, quindi i cosiddetti tesserati, ma anche quelli che vogliono praticare sport per il proprio benessere fisico e psicofisico. Dunque iniziative come queste, peraltro insomma adottate dalla Federazione Scherma, il Circolo Scherma Terni, davvero ci danno grandissima soddisfazione e siamo felici quindi di collaborare e mettere a disposizione le nostre risorse, le risorse dello Stato, quindi le risorse pubbliche a beneficio delle collettività e delle comunità. Che ne pensa, le faccio una domanda più generica, del momento dello sport ternano? In generale a livello di infrastrutture e risultati? Ma allora, noi viviamo a livello nazionale questo, purtroppo dal punto di vista dell'impiantistica sportiva complessivamente non siamo messi bene, i nostri impianti per il 90% sono impianti molto datati del 1960-1970, quindi abbiamo bisogno senza dubbio di una riqualificazione e tra l'altro dobbiamo anche dire che purtroppo il PNRR non va di pari passo rispetto agli investimenti che lo sport genera a livello di ricchezza, a livello di PIL, perché complessivamente il PIL è del 1,6%, per cui è una ricchezza sicuramente superiore, e dunque Terni da questo punto di vista credo che non faccia eccezioni, come non fanno eccezioni tutte le altre comunità. C'è bisogno di investire a partire dalle palestre scolastiche per far fare sport nelle scuole ai nostri figli e alle future generazioni, però credo di poter dire che l'amministrazione comunale, cui ho avuto l'opportunità di conoscere, sia molto sensibile a questa tematica, sia molto vicina al mondo dello sport e sia anche molto competente, questo non è un dato assolutamente insignificante, anzi da ex amministratore pubblico con assessorato allo sport posso dire che chi ho conosciuto in questo territorio e anche in questa società sicuramente è molto competente e conoscenza del mondo dello sport.